Detto questo, adesso vi faccio vedere in modo in ottica un po' più operativa come si fa a applicare una licenza Creative Commons su una vostra creazione e dall'altro lato come si fa a cercare opere sotto licenza Creative Commons. Allora, siamo un po' tirati coi tempi. No, vabbè, ce la facciamo. Vi faccio vedere velocemente sul sito Creative Commons come si fa e poi passiamo dall'altro lato. Allora, avevo già aperto. Mi sembra qui, eccolo qui. Allora, quindi in ottica più operativa vi faccio vedere, passando al sito di Creative Commons, come si applica una licenza. Dalla home page abbiamo uno share your work, cioè condividi la tua opera, e cosa succede? Succede che lui ci guida nella scelta delle licenze. Credo che chi ha seguito un corso come questo in realtà non ne abbia davvero così bisogno, no? Perché avete già le indicazioni su quali sono le 6 licenze, che effetti hanno e come funzionano. Ad ogni modo, chi volesse essere accompagnato in questa scelta, c'è un get started, cioè inizia, e ci porta qua. Vedete che era lo screenshot che io avevo messo nella mia slide, ovvero elementi della tua licenza. Ci fa sostanzialmente 2 domande. Zoom ancora un po'. Ok. Ci fa 2 domande. Consenti che vengano condivise i dati della tua opera e poi permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali. E come vedete, ci sono 3 risposte possibili qua e 2 risposte possibili qua. 2 per 3 fa 6 e vengono fuori le 6 licenze. Se io cambio la risposta in questi 3 pallini, qua vedrete cambiare la licenza selezionata. Cioè, consenti che vengano condivise datamente dalla tua opera, possiamo dire no, e là è comparso il simbolo del, vedete, non opere derivate. Se io invece dico sì, fin tanto che gli altri condividono allo stesso modo, ecco che viene fuori lo share alike, e questa è la licenza di Wikipedia che vi ho citato prima. Se però qua aggiungo non commercial, cioè dico non voglio che vengano fatti utilizzi commerciali, ecco che compare anche il dollaro barrato e siamo arrivati alla nostra licenza. Vabbè, torniamo a quella di Wikipedia, che è quella più nota. Sotto ci dà anche una possibilità di, vedete, applicare in forma di metadati la nostra licenza. Questo è importante perché, nel mondo in un mondo basato principalmente no, sulla comunicazione web e digitale, quasi sempre le opere vengono comunicate via internet. Cioè, quindi se io pubblico delle foto, un archivio di fotografie sul mio sito web, prelevo, vedete, questa stringa di codice HTML, lo inserisco nel footer del sito e automaticamente il mio sito dovrebbe mostrare nel footer questa annotazione. Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons, attribuzione condivisa allo stesso modo 4.0 col suo bottoncino, il classico login che rimanda alla Creative Commons. Se clicco, vedrete che arriviamo alla licenza. Così, ladies and gentlemen, finalmente vediamo la licenza Creative Commons, eccola qua. Vi faccio vedere la sua versione italiana, il sito è in multilingue, italiano, eccolo qua. Adesso la cambia, infatti eccola qua. Vedete le 2 anime? Allora zoom un po' indietro così la rimpicciolisco, ma almeno vedete le 2 anime. Cioè, tu sei libero di, è la parte in cui ci dà le libertà, e poi ha le seguenti condizioni. Esattamente quello che abbiamo detto prima. Vediamole un po' più ingrandite. Ovvero, tu sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Guardate quanti diritti ha già liberato. E poi sei libero anche di farne modifiche, remixare, trasformare il materiale o basarti su di esso per le tue opere, anche a fini commerciali, perché questa non ha il non commercial. E infatti, vedete, nelle condizioni ci sono solo queste due: l'attribuzione, cioè il devi riconoscere una menzione di paternità adeguata all'autore, e lo stessa licenza, lo share alike, condividi allo stesso modo, l'abbiamo chiamato. Cioè, se fai un'opera derivata, devi applicare la stessa licenza sulle opere derivate.